Ben trovati al salotto acquatico di Swim Biz da Roma. Noi gli abbiamo consentito l'occhiale. Sì. Primo perché ha vinto e quindi chi vince? E secondo perché ho dormito poco. Buongiorno Antonio Sat, ben trovato. Grazie. Innanzitutto i complimenti, perché mi parlano più che doverosi, perché allenare un avatar e portarlo soprattutto a questi livelli vuol dire che la consistenza tecnica c'è. Ti ringrazio. Il giorno dopo? Il giorno dopo è stato impegnativo, è stata una serie di messaggi, telefonate, chiacchierate per insomma raccontare quello che era successo. È stata un'impresa importante che prima di partire non mi aspettavo, e poi però durante il percorso... Però dopo ti sentivi, perché noi, sì. noi ci abbiamo, non dico giocato perché non giochiamo mai, ci siamo un po' esposti, anzi mi sono molto esposto dicendo attenzione sì. che bla 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 bla, lo so. Abbiamo incrociato le dita in tutti i modi, lo so. Però c'era la consistenza, perché vedevamo sì. che... Lei... Sì, la consistenza c'era, volevo capire ovviamente anche gli avversari come stavano. Dopo la staffetta me li sono studiati un attimino e ho capito che l'asticella che inizialmente era andare in finale poteva essere spostata un po' più avanti. Senti, dinamica e analisi di una gara, di sì. quella gara, di quella finale. Ci sono dei punti che tu hai segnato con il pennarello rosso perché devono essere modificati, sì. devono essere migliorati per arrivare, non dico alla perfezione totale, ma a quel livello che poi consentirà ad Alessandro di fare eventualmente, me lo dici tu, un altro salto di qualità. Ce lo auguriamo. Sì, sulla finale secondo me ci sono stati dei momenti in cui credo a causa della tensione che lì si è creata, per quanto lui sia molto freddo e capace di gestire queste situazioni, durante la finale credo che i primi 25 metri siano stati nuotati in maniera corretta dal punto di vista cronometrico, ma non con la fluidità che lui ha quando è totalmente sereno. E penso sia umano che in una finale di quel genere... alla sensazione, alla testa. Sì. Che deve essere ancora un po' calibrata. Eh sì, no? devi allenarti a quel tipo di contesto. La partenza ci siamo. La partenza ci sto. La finale è stata un po' più lenta la reazione rispetto alla semifinale, però anche quello lo addebito a insomma, essere chiamato in corsia 4 alla prima finale importante. Con un dotto peraltro dall'altra parte che è stato, che non dico il passaggio televisivo. Perché... Credo che sia il suo miglior passaggio di sempre, credo. Per cui ci ha provato, è stato molto bravo. Quindi virata? Okay. Virata, perfetta, subacqua, tranquilla, perfetta. E poi è partito ignorante. È partito ignorante, assolutamente. Anche a Roma, ma certo. anche da noi a Torino, è partito ignorante. È partito ignorante perché quello è il suo marchio di fabbrica, poi gli ultimi 10 metri ho temuto perché Metellà ha rivoluzionato in finale la sua tattica di gara, però non è arrivato e vai. E quindi questi sono i punti che tu... Dove andiamo a migliorarlo? Su tutto, cioè Alessandro secondo me ha centesimi sparsi su tutti gli aspetti, mentale, tattico, tecnico, muscolare. Per cui... È il lato muscolare, perché bisogna stare molto attenti adesso nella calibrazione di un tal gigante, ha bisogno di mettere qualche etto, se non qualche chilo di muscolo in più, o va bene così? Secondo me va bene così, cioè, anzi probabilmente si può asciugare, però non credo che una mole ancora superiore possa fare la differenza, anche perché lui... facendo i rapporti con Manadou che... Però Manadou i 100 credo a fatica, soprattutto sì, nella vasca di ritorno. Alessandro comunque imposta la gara sulla vasca di ritorno, per cui credo che essere leggero e avere un rapporto peso-potenza buono per lui sia fondamentale, quindi non credo. Antonio, come è giusto che sia, perché poi si discute su quello che farà lui da adesso in poi, 50-100 mi pare evidente che sia un territorio di caccia. Sì. Qualcuno, me compreso, ha incominciato a ragionare anche sulla doppia distanza, quindi sui due. Sì. Non lo so, il 2 è un cruccio, cioè io in realtà ci ho lavorato. Lui, sentito da noi, ha detto sì, a me piacerebbe, sì. Penso che sia in quella fase in cui dice voglio fare anche i 1500 a questo punto. Perché... Credo che Alessandro potrebbe essere in futuro un componente della staffetta, non so se sia in grado di avere nel 200 oltre che il 100 insomma di mettere nel programma gara queste due gare. È però giovane, credo le energie le ha, però mi sa di uno che è buttato dentro una staffetta dove deve sparare un colpo secco, potrebbe fare la differenza, però non lo so.
Intanto con le staffette l'ha fatta varie volte, peccato per l'ultima, la quarta. L'ultima purtroppo. Perché magari potevi incidere, tu dici scusate, ma portate, prendetelo per la mattina anche. No, io sono parte della scelta. Insomma, credevamo che le cose potessero andare bene, però l'ultimo giorno le energie mentali di alcuni ragazzi sono alla fine, insomma, per cui come purtroppo come è normale che sia, purtroppo invece è andata così. Lui è arrivato qui a Roma, ha onorato anche il campionato. Lui ha onorato il campionato, devo dire che l'ho dovuto convincere, si vedeva già in vacanza con l'occhiale da sole, però gli ho chiesto comunque di fare un paio di gare, perché comunque era carino che lui stesse con la squadra. Giusto l'atteggiamento dell'allenatore, mi complimento con te perché si va fino alla fine. Poi comunque è giusto stare secondo me con i suoi compagni che l'hanno accompagnato in tutto questo percorso. E tiri per terra sempre. Assolutamente. Perché poi da guardare in alto già lui sta... È già complicato. Senti, quando ripartite? Dove ripartite? Da settembre immagino. Torino. Cioè Torino credo che debba essere la base per Alessandro, è il luogo in cui lui e io funzioniamo. E poi ovviamente ben felici insieme a Claudio di far parte del progetto di cui già facciamo parte, Claudio Rossetto, però torinese, perché certo. Qui c'è la banda, ormai c'è i lobbisti. Sì. Io sono l'unico torinese abitante. Lo so, noi purtroppo siamo immigrati, mi spiace. Ma sempre sabaudi nel cuore. Detto questo, e quindi si riparte da Torino, si rimane a Torino, ci si concentra? Ci concentra per 2 anni perché comunque, anche se non abbiamo ancora fatto una chiacchierata ben fatta, però dalle prime cose che ci siamo detti ieri tornando, la volontà di Alessandro è di essere protagonista anche a livello mondiale, e per cui 2 anni ci proviamo. Mondiale vuol dire mondiale? Mondiale è ovviamente olimpico. Senti, la vasca corta? La vasca corta io sono convintissimo che possa essere per Alessandro la stessa cosa rispetto alla vasca lunga, probabilmente gli è venuto a meno spontaneo, ma credo che non abbia problemi anche in vasca corta a fare molto bene. Quindi sarebbe clamoroso, perché normalmente dice le differenziazioni tra lunga e corta incidono molto, cioè sono atleti molto performanti. Sì. In lunga. No, io penso che lui possa equivalersi. Poi ad oggi comunque ha fatto qualcosina di più in vasca da 50 metri, ma secondo me è legato al fatto che Alessandro cresce molto nell'arco della stagione, è un po' un diesel, per cui le gare di corta di solito sono ovviamente inizio stagione, ma non credo che abbia nessun problema anche in vasca corta, anche perché dal punto di vista della virata è diventato veramente molto bravo, esce molto bene, per cui corta e lunga per me è stessa cosa. Tanto ti seguiamo, quindi corta e lunga saremo sempre attaccati da qui ai prossimi anni, certamente su Ibiza, che un po' ci sentiamo un po' padrini, testimoni di questa avventura. Grazie. Che è un'avventura che ci ha fatto molto piacere, perché poi personalmente la torinesità di questo atleta che porta di nuovo a Torino a altissimi livelli è il marchio. Mi ha detto che non ha chiamato la sindaca Appendino, quindi io spero che ci chiami la sindaca Appendino, a me è molto simpatica, per cui se ci chiama la sindaca, visto che qui a Roma la sindaca Raggi, peraltro 5 stelle come la signora Appendino, ha chiamato, insomma ha fatto un grande maracanà con la Quadarella, penso che a Torino dovresti. A me non piacciono molto i palcoscenici, ma io dall'Appendino ci vado volentieri. Bene, se ci chiama un messaggio che arriverà certamente alla sindaca. Grazie. Buona vacanza. Alla grande. E ci resettiamo tutto e ci rivediamo a settembre. Grazie mille. Alla prossima consulenza. Grazie. Ciao Antonio. Ciao.